Guarda, tuo padre è morto. So quanto soffri per il tuo nuovo padre, ma dovevo assicurarti il pane per il tuo avvenire. Perdonami se ti ho procurato dolore. No, mamma, nessun dolore mi potrà allontanare da te. Sapessi quando soffro, quando lo vedo picchiarti, lo vedo ingiuriarti. Sei un santo, bambino mio, mai un lamento. Nuncio, sei ancora piccolo. Deve aspettare ancora altri 7 anni, poi ti accosti all'altare e prenderai Gesù. Però ci andrai da solo, perché io andrò a raggiungere la mamma in paradiso. No, voglio venire anch'io con te. Ho tanta paura di restare solo. Nella sua amara previsione, la nonna non aveva sbagliato. E il 4 aprile del 1826, la nonna s'accorse che il Signore le chiedeva la suprema offerta della vita. Nunzio restava solo, orfano per la terza volta. La casa sembrò un deserto e questa volta egli comprese pienamente la disgrazia che lo aveva colpito. Rassegnato alla volontà di Dio, Nunzio va a vivere e lavorare con lo zio fabbro Domenico Luciano, che tutti chiamavano Mingo. Ecco, adesso ragazzo è proprio una maledizione per me, eh! E tu te la senti di lavorare in questa bottega come fabbro? Senz'altro, zio. Cosa ne hai fatto? E questa sera andrai a letto anche senza cena. Ma tu sei proprio imbriaco. Va bene, va bene, ma è meglio stare qua a fare il bicchiere. No, certo, è lì a battufirre che tu lo fai. Ma adesso sto tranquillo io. Alla bottega c'ho il garzone, mio nipote. Lavora lui per me. Ah, che bellezza, tuo nipote lavora e tu vieni e io bevo. Chi allora si recava a Pesco Sansonesco da Torre de Passeri salendo per la vecchia mulattiera incontrava dopo l'ultima svolta che conduceva ai primi casolari una grande fontana che attraverso 11 cannelli riempiva la vasca sottostante di acqua fresca e abbondante. Verso quella solitaria contrada appena spuntavano le prime luci del giorno o subito dopo il calar del sole le donne erano solite incamminarsi per attingere l'acqua che mancava nelle case. Si diffondeva allora nell'aria un allegro e continuo vociare.
poche centinaia di metri dall'abitato, un enorme rupe rossastra cadeva a strapiombo lungo una stradetta solitaria e silenziosa. Le acque che filtravano tra i macigni avevano scavato una via che attraverso dei canaletti si univano in rigagnoli e scorrevano ai piedi della montagna. Quel roccione, con il suo colore, aveva dato il nome a tutta la zona. La chiamavano infatti Ripa Rossa. E benedetti tutti coloro che la bevano. Fa che io possa tornare a lavorare. Così lo zio Mingo non offenderà più la tua immagine. Lo sai che soffro più per le tue offese non che per la mia ferita. Io sono contento di soffrire. Anche Gesù ha sofferto innocentemente e ha detto: beati coloro che soffrono. Ti prego, Signore, fa che io soffra per amor tuo. Uomo, dove siete diretto? A Napoli. Portereste con voi questo giovane ammalato? Fareste un'opera veramente buona. Lo farò senz'altro, ma questo non è un mezzo adatto per trasportare un malato. Però se devo fare quest'opera buona... Il panorama che fuggiva dall'ondeggiante vettura era uno dei più superbi. Lo sguardo si allargava su ampie distese di tappeti verdi, somiglianti a quelli visti da Ripa Rossa. La meta, con un galoppo sempre più incalzante, fu raggiunta a notte fonda. Nunzio non si era ancora riavuto dalla stanchezza e più volte aveva chiesto al Signore la forza di resistere. Napoli, 10 maggio 1834. Mio riveritissimo signor zio, sono quasi 2 anni che mi trovo in questa città per guarirmi. Presentemente mi trovo a casa del colonnello della Guardia Reale, Felice Walkinger, dove sono ben assistito. E lodo a Dio, cammino senza stampelle e spero che nei bagni di Ischia prossimi di guarirmi perfettamente. Io non tralascio indegnamente di raccomandarvi al Signore, a Maria Santissima delle Grazie, per farvi stare in perfetta salute, di unito alla zia, alle sorelle, cugine che riverisco di cuore. Siamo già nella novena dello Spirito Santo, e spero che lo stesso ci riempi di tutti i doni celesti, augurandovi la prossima Santa Pasqua di unito a tutti di casa e paesani ancora. Spero che avrò il bene di ricevere i vostri a me cari caratteri, ed avendo tempo di venire qui siede il padrone. Intanto l'abitazione del colonnello è nel castello nuovo, di rimpetto alla posta. Finisco con il baciarvi rispettosamente le mani, e sono sempre il vostro affezionatissimo nipote Nunzio Supplisi. Oh, che sorpresa, zio Francesco! Come Marco? Volevo rivederti. Come va il piede? Benone. Fra poco lo potrò camminare anche senza stampella. Mi fa piacere. Così potrai tornare al paese e guadagnare il pane con le tue braccia. Lo sai che non sta bene vivere a spese d'altri. È comando del Signore che ciascuno debba guadagnare il pane col sudore della fronte. Sì, spero tanto di tornare al mio paese, di rivedere la mia gente e di tornare a lavorare alla bottega dello zio. Spero che il Signore mi dia la forza. Aiutatemi ad adagiarlo sul letto. Pasquale! Antonio! Comandante, signor Antonio! Aiutatemi ad adagiarlo. Che fate tutti intorno a me? Sto molto male. Che giorno è oggi?
È il 5 maggio, non so. Questa è la caparra di vita eterna. Il pegno della mia salute. La vedete? La vedete? La Madonna. La Madonna. La vedete? È bella.